Biscotti morbidi alle mele, io ho fatto questi. Chi prepara il tè? In una ciotola rompiamo due uova, aggiungiamo 100 g di zucchero e iniziamo a mescolare con uno sbattitore. 100 g di burro a temperatura ambiente e una bustina di lievito per dolci. Continuiamo a frullare, iniziamo ad aggiungere 350 g di farina mettendola poco alla volta. Quando l'impasto diventa consistente, continuo a mescolare con un cucchiaio. Uniamo all'impasto due mele, quindi le sbucciamo e le facciamo a pezzetti. Diamo una bella mescolata. Prendiamo una teglia rivestita di carta forno e con un cucchiaio diamo forma ai biscotti. Inforniamo e facciamo cuocere a 170 gradi col forno ventilato per una ventina di minuti. Mescoliamo dello zucchero a velo con della cannella in polvere e spolveriamo i biscotti.